Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come costruirsi una palestra casalinga. Nella prima parte del video ti spiegherò i principi di base, nella seconda vedremo le attrezzature in dettaglio. In realtà di base si può iniziare ad allenarsi a casa anche a corpo libero, quindi volendo fare i pignoli potremmo dire che non hai bisogno di nulla. Però se vuoi costruirti comunque la tua palestra e rendere il tuo allenamento più divertente e completo, sicuramente può aver senso iniziare con un po' di attrezzatura. E di base devi sapere che nell'ambito del mio sistema di allenamento, cioè il metodo Butterfly, non hai assolutamente bisogno di tantissimo peso, perché usando pochissimi dischi, poco peso, quindi in generale puoi avere ottimi risultati puntando più che altro sull'intensità, cioè su quanto lavoro fai per unità di tempo. Quindi sempre nell'ambito dei 60 minuti di allenamento, invece che usare tanto peso, fare pause un po' più lunghe, quindi meno serie, meno ripetizioni, farai pause molto più brevi o addirittura non le farai per gruppi muscolari come braccia e spalle, e in questo modo quindi l'intensità sarà molto più elevata e quindi anche l'efficacia dell'esercizio. Soprattutto, cosa molto importante, visto che sei a casa da solo, anche la sicurezza sarà maggiore, visto che comunque a casa, a differenza della palestra, non hai nessuno che ti può aiutare o comunque guardare per essere sicuro che tu non faccia errori e non ti sbagli. Nel momento in cui comunque ti alleni con poco peso puoi essere tranquillo di non avere problemi. Io stesso mi alleno a casa da 11 anni e non mi sono neanche mai insaccato un dito, quindi sei assolutamente al sicuro, puoi avere ottimi risultati e ovviamente divertirti comunque nel tuo ambiente creato ad hoc, senza avere il problema appunto di diciamo in palestra gente che magari ti occupa le macchine, o piuttosto che il classico caos che si trova usciti dal lavoro alle 5:30-6 di sera, quando in palestra sembra che sia ovviamente il delirio. Detto questo, come attrezzatura di base serve veramente poco, nel senso che con una panchetta di quelle reclinabili e un bilanciere con qualche disco e due manubri, che possono essere o regolabili, cioè di quelli con la ghiera dove vai a selezionare il peso, o di quelli dove inserisci i dischi poi metti diciamo il fermo, in realtà non ha molta importanza. Quindi fondamentalmente panchetta, bilanciere e due manubri. Andiamo quindi a vedere le attrezzature. La prima cosa che ti serve è una panca con schienale reclinabile e il rack per appoggiare il bilanciere. In questo modo puoi eseguire tanti esercizi come la panca piana, panca inclinata, croci e distensioni sia su piana che su inclinata. Come vedi, questa è molto comoda perché occupa poco spazio ed è comunque molto efficace per il nostro obiettivo. Quindi è una buona idea avere a disposizione anche due manubri. In questo caso ne vediamo di un tipo nel quale posso andare ad aumentare il carico aggiungendo dei dischi. Sono quindi molto versatili perché posso ovviamente aumentare o diminuire il carico a seconda del tipo di esercizio, e sono anche molto comodi per appunto poter essere usati a casa. Un altro tipo di variante un po' più costosa ma altrettanto comoda sono i manubri regolabili, che hanno il vantaggio comunque di essere in realtà economici se paragonati a una rastrelliera intera. In questo modo, selezionando con i cursori o roteando la ghiera, posso selezionare diverso tipo di peso e in un metro quadro ho praticamente un'intera rastrelliera di manubri. La panca Scott può essere quindi una buona idea per targetizzare meglio i bicipiti. Posso eseguire esercizi sia con il bilanciere che con i manubri, occupa poco spazio, molto economica e quindi anche molto versatile per il nostro utilizzo. Ti consiglio anche una o più loop band, a seconda del tipo che scegli hanno diversi carichi di lavoro, è molto efficace per esercizi mono e multiarticolari sia per la parte superiore che inferiore del corpo. Come ben sai, le trazioni sono un tipo di esercizio molto efficace per i dorsali e per la schiena in genere, quindi ti consiglio anche di prendere una barra. Come vedi, questa si fissa a pressione agli estremi di, diciamo, di una porta o di una finestra, molto efficace per eseguire questo tipo di esercizio anche a casa. Infine, il TRX è una buona idea per eseguire tanti tipi di esercizi multi e monoarticolari, molto efficace, basta diciamo legarla a un'estremità, dopodiché ti rimando all'altro mio video per sapere quale tipo di esercizio eseguire.